Onorevoli colleghi, vi prego di prestare un attimo di attenzione. Come noto, come già sapete, il 2 novembre scorso nella sua abitazione romana è venuto a mancare l'onorevole Giuseppe Rauti, per tutti Pino, deputato dalla sesta alla decima legislatura. Attivo protagonista della vita politica e del dibattito culturale del nostro Paese. Nato a Cardinale in provincia di Catanzaro il 19 novembre 1926, laureato in giurisprudenza, giornalista, scrittore, l'onorevole Rauti iniziò il suo impegno politico fin dal dopoguerra, partecipando alla nascita del Movimento Sociale Italiano e animando il confronto culturale che si svolgeva sulla stampa di destra di quegli anni. Nell'arco dei 20 anni, dal 1972 al 1992, della sua attività in questa Assemblea, l'onorevole Rauti è stato componente delle commissioni difesa, lavori pubblici, affari costituzionali, esteri, igiene e sanità pubblica, bilancio e partecipazioni statali, svolgendo con dedizione il suo impegno di deputato e partecipando nella nona e nella decima legislatura ai lavori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. La sua azione nelle istituzioni rappresentative si è svolta inoltre nel Parlamento europeo, di cui è stato componente dal 1989 al 1999. L'onorevole Pino Rauti ha avuto un ruolo di indubbio rilievo nella complessa storia della destra politica italiana, di cui ha animato con passione ideale e spessore intellettuale il dibattito interno, fornendo un significativo contributo di idee all'azione del Movimento Sociale Italiano, partito di cui fu segretario nazionale tra il 1990 e il 1991. L'ispirazione costante del suo agire politico e culturale affondava le radici nei valori della nazione e della tradizione e si svolgeva anche attraverso una serrata critica di carattere metapolitico al materialismo che, a suo giudizio, caratterizzava tanto il modello di società liberal-capitalista quanto quello social-comunista. Di certo c'era in Rauti uno stretto legame con la storia politica del Novecento e con le sue tragedie. Del resto, della storia del XX secolo, Rauti, giovanissimo volontario nella Repubblica Sociale, aveva direttamente vissuto una delle fasi più drammatiche. Al tempo stesso, nella sua visione della società, c'era una spiccata propensione a confrontarsi con i problemi della modernità, testimoniata dalla sua particolare attenzione ai temi dell'ecologismo, del terzo mondismo, della difesa delle culture popolari. Di qui la ragione del suo forte ascendente su una cospicua parte del mondo giovanile di destra, in particolare negli anni 70 e 80, anni in cui diede vita a importanti iniziative editoriali e a innovative forme di aggregazione politica. Personalmente, dell'onorevole Rauti voglio testimoniare lo spessore umano e lo stile del suo modo di intendere il confronto politico, aspro, a volte anche molto duro, ma sempre civile. Con la morte dell'onorevole Rauti scompare una personalità di grande preparazione culturale, moralmente integerrima, idealmente ispirata a una visione elevata, anche se radicalmente di parte, della politica. Un uomo capace di guadagnarsi, anche per queste caratteristiche umane, il rispetto dei suoi avversari, anche di quelli più strenui. Alle figlie Isabella e Alessandra desidero rinnovare i sentimenti del più sincero cordoglio mio personale e della Camera dei Deputati. Grazie. Onorevole Granata.